staccarsi dallo sguardo di Gabriella Ferri. Ma lo facciamo anche perché abbiamo degli ospiti in attesa, uno in particolare con il quale ci collegheremo fra un istante, che ha una doppia vita, però una volta tanto avere una doppia vita non indica qualche cosa di male o di contrario alla legge, anzi. Lui ha un'attività, un lavoro, un suo mestiere, che è un mestiere nobilissimo, fa il portinaio di un palazzo alla Garbatella a Roma, anche un bel palazzo impegnativo, che lui da bravo portinaio tiene in ordine. Ma il suo secondo lavoro, la sua forse prima passione e secondo lavoro, è scrivere, è un portinaio scrittore. Sono anni che scrive, fa, e adesso ha raccolto alcuni scritti in un libro ed è stato subito un successo. Quindi è un piacere conoscerlo e ve lo presento. Eccolo là, è Gianluigi Bruni. Buongiorno Gianluigi. Buongiorno. Chi ci ha lasciato in Guardiola adesso? Nessuno, al momento non c'è nessuno. Siamo in ferie per l'emergenza sanitaria. Ah, quindi i portieri non lavorano in questo periodo? Noi non lavoriamo, sì, decisioni del datore di lavoro. Ah, ok, ho capito, per profilassi. Beh, allora avrà più tempo per dedicarsi alla scrittura, immagino. Sì, infatti ne approfitto, sì. Fra l'altro, come dicevo, lei ha iniziato la sua creatività, beh, la creatività uno ce l'ha o non ce l'ha, lei l'ha sempre avuta fin da quando era giovane e ha avuto modo anche di lavorare a fianco a grandi del cinema, per esempio come Federico Fellini. Sì, ho fatto l'assistente alla regia per Federico Fellini nel 1978, mi pare che fosse. Il film era La città delle donne. Ci stiamo vedendo la locandina, il manifesto. Il cinema le piaceva... avrebbe voluto scrivere lei per il cinema. Sì, infatti ho anche scritto, poi ho scritto una sceneggiatura per un film nel 2003, il film era Prendimi e portami via, diretto da Tonino Zangardi con Valeria Golino e Rodolfo Lagrazzi. Esatto, c'era pure Nino Frassica, mi pare. E c'era anche Frassica, sì. Se non mi ricordo male. Beh, quello era un bel film, diciamo che il botteghino non lo ha premiato come forse avrebbe potuto, però era un bel film. E non le hanno chiesto altre cose dopo quello? Ma sì, devo dire, ho continuato per un certo periodo, ma senza grossi riscontri, e quindi poi ho rinunciato. Ha rinunciato e ha trovato questo impiego, che dicevo è un impiego nobilissimo, importante, il portinaio è il guardiano, il custode del palazzo, è colui che mantiene l'ordine, la disciplina, è quello che sa le cose. Nel suo caso è anche quello che fa un po' come Cirano. Lei scrive lettere d'amore al posto di altri, ho saputo, è vero? Sì, a volte l'ho fatto, c'era un inquilino in particolare che mi chiedeva ogni anno un biglietto amoroso per sua moglie, insomma lui non si sentiva di scriverlo, me lo faceva scrivere a me, insomma io improvvisavo, come dire, tiravo fuori la mia vena romantica e siamo andati avanti così per qualche anno, sì. Ecco, quindi quella signora arrossiva e si beava di complimenti pensando che venisse dal marito, invece era lei che li scriveva, sì. A confermare che lei ha una bella penna, una buona mano. Ma sappiamo che il lavoro del portinaio è impegnativo, perché poi lei ha palazzi di 9 piani, se non sbaglio, quindi ce ne vuole anche solo le scale, solo pulire le scale sono ore di lavoro, no? Sì, mi occupa molte ore ogni giorno, sì, è faticoso, sì. E quando lo trova poi il tempo per scrivere? Nei ritagli, i giorni festivi, la sera, quando posso, insomma, quando... anche la notte qualche volta. Anche la notte, perché è proprio un'urgenza quella che lei ha bisogno di scrivere, ha queste ispirazioni che deve poi mettere su carta. E so che spesso le persone che hanno queste vocazioni sono un po' frenate magari da chi gli sta vicino che non le condivide o non le capisce. Invece nel suo caso so che Cristina, sua moglie,
la appoggia, la approva, la aiuta e la incoraggia. Cristina è la compagna che tutti dovrebbero avere per contratto, è quella che mi ha sempre incoraggiato, mi è sempre stata accanto anche nei momenti duri che sono stati molti. E questa è una fortuna, oltre ad avere una vena letteraria, avere anche una consorte che la condivide e l'appoggi. Senta, veniamo al suo romanzo. Il suo romanzo si intitola Luce del Nord. E questo romanzo, che ripeto, è considerato un fenomeno editoriale. Di cosa parla Luce del Nord? Luce del Nord parla di tre esistenze, di tre vite disperate, di tre personaggi dalle vite sgangherate, di tre solitudini che unendosi diventano una forza e trovano, diciamo così, anche l'orgoglio e la determinazione per andare avanti. Sono le storie di tre invisibili, di quelli che noi magari incontriamo tutti i giorni, ma non li vediamo. E quindi grazie a lei diventano invece visibili, nel senso che i problemi di queste persone, che sono personaggi immaginari, ma che però sono problemi veri di tanta gente, forse diventano un po' più tangibili. Io ho saputo che addirittura questo suo romanzo, il primo che ha scritto, è arrivato allo Strega, ma è vero? Sì, 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 è vero, è stato proposto da Antonio Pascale per il premio Strega, poi diciamo che non è riuscito a rientrare nella dozzina dei semifinalisti, comunque ero fra i titoli proposti. Beh, però comunque sia, è un bel riconoscimento, no? Essere proposti allo Strega, essere valutato assieme agli altri romanzi del premio letterario più importante che abbiamo. Questo la invoglia ad andare avanti, mi auguro. Sì, assolutamente, sto già scrivendo un altro romanzo. In genere dicono che il secondo è più difficile da scrivere del primo, è così anche per lei. Assolutamente sì, ma comunque ho intenzione di portarlo a termine. Bene, noi non vediamo l'ora di averne notizie, di sapere poi quando uscirà, di darne, se potremo, anche notizia, e di dare magari notizia che stavolta lo Strega le arriva, chi lo sa. Intanto vi ricordo l'altro libro che vi ho nominato, quello c'è già e ve lo potete leggere, Luce del Nord. E vi ricordo questo nome, Gianluigi Bruni, portinaio e scrittore. Ed è incredibilmente bravo a fare entrambe le cose, quindi già merita rispetto per questo. E poi merita tutti gli auguri per avere grande fortuna nella sua attitudine letteraria e creativa. Gianluigi, in bocca al lupo, veramente complimenti per quello che fa. A casa, dentro casa e per le scale, intendo, per i suoi due lavori, soprattutto però per quello creativo. Grazie a Gianluigi Bruni, complimenti. E allora, adesso vi voglio...